13 milioni di euro per riqualificare la zona del Pionta che diventerà definitivamente la cittadella della salute. Ad annunciarli è stata la ASL Toscana Sud-Est, in una conferenza stampa che si è tenuta proprio nell'area del Pionta. Tra i lavori già finanziati ci sono il centro autismo per un importo di oltre 4 milioni di euro, la realizzazione della centrale operativa territoriale per 370 mila euro, quest'ultima sarà finanziata con i fondi del PNRR, così come l'ospedale di comunità che avrà un minimo di 20 posti letto per 2 milioni e mezzo di euro, anche in questo caso fondi PNRR. Prevista anche la realizzazione di due case di comunità, una completamente nuova al Baldaccio e quella attuale di via Guadagnoli che sarà completamente ristrutturata. Finanziate anche le demolizioni dei fabbricati fatiscenti che avverranno comunque non prima del 2023. Dottoressa, lei ha elencato insomma tutti questi lavori e ricordava nel suo intervento che sono più o meno 30 anni forse che non si interviene in maniera così pesante sul patrimonio quantomeno edilizio insomma di questa azienda. Sì, io sono arrivata nel 1993 e il Pionta più o meno era così, quindi è grazie a questa direzione che adesso abbiamo 13 milioni da poter spendere su tutta una serie di interventi, sia grazie al PNRR sorgerà sia il nuovo ospedale di comunità con 20 posti letto, sia la centrale operativa territoriale. E poi abbiamo tutta una serie di interventi di demolizione di queste palazzine che insomma in alcuni casi sono anche non belle a vedersi, per mettere in sicurezza questo parco che è un parco monumentale, è un bene della città e quindi va vissuto. Da ora in poi gli step quali saranno? Dovete ancora partire con le gare, se non ho capito male. Per la demolizione delle palazzine sì, però noi stiamo lavorando anche per il centro autismo e parte a breve questa gara del centro autismo e quindi qui sono un primo stralcio, 2 milioni di euro che vengono messi sia 1 milione da noi, 1 milione dal comune attraverso il bando delle periferie e quindi presto vedrete qui a lavorare i cantieri aperti. Per quello che riguarda invece il nuovo hospice è stato presentato il progetto alla Regione Toscana, ma ancora il finanziamento non è stato approvato. Per quanto riguarda il finanziamento dell'hospice è stato chiesto a Regione Toscana perché i finanziamenti articolo 20 devono essere chiesti alla Regione. Il finanziamento è stato chiesto, il Presidente Gianni e l'Assessore Bezzini mi hanno assicurato che quest'opera sarà inclusa nella prima richiesta che Regione Toscana manda al Governo per il finanziamento dell'hospice. L'hospice è un obiettivo di tutti, mio per primo.